Un fine settimana veramente incredibile, siamo qua al campo d'atletica e dobbiamo commentare addirittura 4 giornate di gare. Pensiamo che nella provincia di Modena a livello giovanile hanno gareggiato sulle piste di atletica oltre 2000 atleti, questo ci dà l'idea di quanti ragazzi al limite dei 16 anni hanno avuto la possibilità di fare delle gare. Partiamo da venerdì, il venerdì è stata una giornata piena qua al campo d'atletica per la finale provinciale dei campionati studenteschi, con la tribuna veramente piena e le piste e i concorsi che veramente hanno visto una marea di ragazzi divertirsi. Da tutta la provincia, grandi gare, bellissimi risultati e una splendida giornata. Andiamo al sabato e alla domenica. Sabato e domenica con il fine settimana a Carpi. Erano i campionati provinciali di società per quanto riguardava le società della provincia di Modena, ma ovviamente essendo la gara open, tanti ragazzi anche da fuori a partecipare a queste gare. Le immagini ci fanno vedere quanto è stata riempita anche la pista di Carpi per quanto riguarda tutte le discipline del campionato per quanto riguarda i ragazzi e i cadetti, maschili e femminili ovviamente. E poi andiamo al 1° maggio, la grande festa per noi ormai che da anni è la gara delle staffette, è la giornata in cui noi come fratellanza abbiamo messo in campo 20 staffette giovanili, un numero veramente grosso. Il punteggio era comunque portato da solo 4 staffette sia a livello maschile che a livello femminile. I risultati dicono che è stata di nuovo confermata la nostra tradizione nelle staffette, con delle vittorie a livello individuale ma anche con la vittoria assoluta sia per i maschi che per le femmine. È davvero importante per noi fare in modo che in certe giornate l'atletica, che è uno sport prettamente individuale, diventi uno sport di squadra. E cosa c'è meglio di una staffetta per poter vedere una squadra, per vedere 4 persone che alla fine della gara comunque andata si abbracciano perché sono riusciti a coronare quello che è stato il loro allenamento per arrivare appunto a portare il testimone oltre il traguardo. Altre gare importanti sono state in quel di Trento, dove 5 ragazzi sono andati a gareggiare, 3 allieve e 2 del settore assoluto, e abbiamo avuto degli ottimi risultati con Kevin Menzani, con Gabriele Colantonio, con le 3 allieve Martina Cornia, Chiara Tognin e Alice Sgarbi, tutti al personale, le 3 allieve addirittura già alla prima gara al minimo per i campionati italiani. Io credo che commentare queste giornate sia sempre un piacere da parte di una società, perché vedere in gara tanti e tanti atleti è sempre un successo. Lo ripetiamo, siamo all'inizio della stagione, ma c'è ancora tanta roba da fare. Presentiamo quello che sarà il fine settimana a Modena, ci sarà la gara clou a livello assoluto e saranno i campionati regionali di società assoluti, prima fase. Invitiamo la popolazione, venite a vedere al campo scuola cosa succede, ci saranno tanti atleti ma ci saranno anche delle ottime performance. Grazie a tutti e buona atletica!